Quindi allora che cos'è l'Occidente? L'Occidente è una realtà a struttura, a geometria variabile, per così dire, varia col variare della storia e anche della geopolitica. Un pomeriggio per approfondire il concetto di Occidente tra passato, presente e futuro. La seconda edizione della rassegna AcliLife Festival ha preso avvio al circolo artistico con la presentazione del libro La deriva dell'Occidente, assieme all'autore Franco Cardini, uno tra i più importanti ed autorevoli studiosi della storia italiana. È un libro profetico che ci in qualche modo fa capire come questa assenza, questo smarrimento della nostra cultura sta un po' lasciando il mondo alla deriva. Nel libro il professor Cardini cerca di comprendere se la definizione di Occidente abbia ancora senso o se oggi sia utile solamente per ragioni strumentali. È difficile dire che cosa siamo, è naturale che ogni tanto si fanno delle sintesi culturali che servono non agli individui ma alle comunità. E quindi noi possiamo dire che come occidentali, come facenti parte di una cultura e si riconosce grosso modo nel bacino mediterraneo, nel cristianesimo, una civiltà greco-romana, noi evidentemente siamo stati visitati spesso da altra gente che era o che veniva dall'Oriente e che ci hanno lasciato tantissime cose. Noi senza l'Islam, per esempio, ci mancherebbe tantissimi segmenti della nostra cultura, dalla matematica fino all'astronomia e via discorrendo. Gli esseri umani non sono isole.